si è focalizzato il tema, il personaggio, si è trovata questa splendida location, si è costruita la troupe, si è costruita un'idea, diciamo una piccola visione di come raccontare questa cosa e niente, insomma, nell'arco di un giorno abbiamo girato il cortometraggio e poi nell'arco di 5 mesi l'abbiamo finito di fare, ovviamente. E quindi va, questo è come è nato il film, diciamo. Tutto questo gioco di colori, ci sono molti, si è ispirato a qualche regista? Allora, forse sì, non lo so, non in maniera esplicita. Diciamo che tutto nasce da questa location molto particolare che riesco a trovare vicino a Milano, all'Imbiate, che dà piena disponibilità dei suoi spazi e ha questi colori eccezionali. Perché inizialmente la prima piscina che volevo era tutta bianca, era tutto un altro film. Trovando questo immaginario, questi spogliatoi particolarissimi, gialli, girando il 2 agosto a Milano, cioè comunque vi assicuro che si moriva, insomma siamo riusciti, diciamo che poi è venuto in automatico avere questa scelta. Ovviamente anche il look o comunque lo stile, diciamo, delle immagini quasi un po' fotografiche più che movimenti di camera, eccetera, eccetera, è sempre un po' necessità virtù, ovviamente. Avendo un giorno non puoi pensare di strafare, e dall'altra parte, un po' a me piace molto appunto la simmetria, insomma, giocare un po' su far avvenire qualcosa in scena senza e osservare un po', no? Far avvicinare le persone o avvicinare i soggetti più che muovermi e cercare molto. Poi in realtà nella scena dello spogliatoio il linguaggio un po' cambia perché lì c'è la macchina a mano e c'è questo filtro che sdoppia un po', che nella mia idea era un po' per... Io ho proprio gli occhiali e quando mi sudo, improvvisamente la mia vista si sdoppia, ovviamente. E allora, dato l'idea, abbiamo scelto con Luca Sapioni, il direttore della fotografia, di fare questo esperimento. Per quanto riguarda i colori, poi vabbè, non posso non citare Lorenzo Neri, che è il colorist del film, con cui abbiamo lavorato per cercare di recuperare un po' un effetto nostalgia, no? E l'idea era di richiamare un po', parliamo di adolescenza in questo film, in un certo senso, di un passaggio dell'adolescenza. E quindi comunque per me, ma per tutti, la maggior parte, almeno delle persone, è un po' di memoria. Di ricordo, e quindi si è cercato sia a livello di colori ma anche a livello di musica di citare, diciamo, un po' la referenza era stata la macchinetta usa e getta della Kodak, no? Quelle fotografie molto sature che venivano fatte, e abbiamo recuperato un po' quel look, così anche nella musica, dove tutti e due sono i brani originali di Alessio Zanin, bravissimo compositore, con cui che mi ha aiutato per mettere in musica queste idee, che nel primo brano è molto, richiama un pochino, insomma, certe musiche degli Smiths o comunque degli anni 80, con certi coretti, mentre nell'ultima abbiamo preso una strada un po' più anni 60, con una hit secondo me bellissima, che è quella che appunto fa parte della scena onirica in un certo senso. E quindi diciamo che la memoria è stato quello che ha fatto spingere su certe saturazioni, e anche un po' l'idea di avere un po' un luogo che potesse non essere associato a niente di particolare, ma fosse un ambiente così un po' speciale dall'inizio alla fine. Il titolo? Il titolo banalmente in fase di shooting era Prova Costume, e in inglese Prova Costume si dice Swimsuit Season, e siccome è un po' fa figo, no, è un po', devo dire che no, a parte che fa figo, ma in realtà mi piaceva il termine season nel titolo, perché per me è proprio un discorso di una stagione, no? Mi piaceva associarmi a una stagione della vita, cioè mi suonava anche per quello. Poi vabbè, a me piacciono i titoli complicati sempre. E quindi li ho sempre cercati nei miei progettini, e quindi questo è Prova Costume. Gli altri hai detto che eravate in quattro. Eravamo in quattro a fare questi progetti, tutti molto diversi, ovviamente. Nico Malaspina, Mattia Lunardi, Antonella Spatti, che sono quattro giovani registi milanesi, appunto. E ognuno ha dedicato a una propria paura, chi ha la paura di lasciarsi, di essere soli, o degli insetti addirittura, uno di questi, parte un po' un film un po' di genere, quello di Mattia,
Devo dire che ancora non sono tutti finiti, quindi non c'è ancora stata l'occasione di vederli tutti insieme, ma Avete sicuramente. idea di fare, non so, una Sì, degli incontri per abbiamo delle idee in ballo, assolutamente, appena si muovono a finirli gli altri, perché io sono stato un po', diciamo, sono stato un po' il motore di questo progetto, in realtà per tutti e quattro, e mi sto spingendo per chiuderle. Poi, però pensiamo, insomma, adesso siamo in ballo forse a settembre, una proiezione al festival, un po' più, non perché stiamo filmando. Ci sono domande?